Cosmari, Lega Ambiente e Adriatica Green Power hanno sottoscritto un protocollo per dare una seconda vita a elettrodomestici usati, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie. È uno dei primi progetti in Italia che porta molteplici vantaggi ambientali, economici e sociali. Significa non avere, come dire, tanti rifiuti in giro, avere una seconda vita di questi elettrodomestici che non vengono quindi buttati al macero, ma vengono semplicemente riconsegnati, ricondizionati e rimessi sul mercato a un prezzo molto più basso, a vantaggio non solo dei cittadini meno abbienti, ma anche dei cittadini che hanno a cuore un po' l'ambiente, perché se lei pensa, io ho visto questo primo outlet che è nato nella regione Marche, a Camerata Bicena, dove appunto dai centri di raccolta sono tirati fuori questi frigoriferi, sono stati ricondizionati, sono bellissimi, o lavatrici, bellissimi, ben organizzati, senza nessun difetto e soprattutto garantiti un anno. Quindi con un terzo uno ha preso una, come dire, porta a casa un elettrodomestico che ha avuto una prima vita e ha la seconda. Il Cosmari avvierà il progetto su 6 centri di raccolta: Civitanova, Morrovalle, Porto Recanati, Recanati, Tolentino e nella piattaforma provinciale Cosmari. Abbiamo già 6 comuni, 6 centri in cui i cittadini possono consegnare questi tipi di rifiuti, e parliamo di Civitanova Marche, grossi centri, Porto Recanati, Recanati, Morrovalle, Tolentino, ma contiamo che se l'esperimento va bene di ampliarci ad altre realtà. I cittadini saranno incentivati a portarli, adesso certamente è una, come dire, una base volontaria. Io penso anche che dovremmo incentivarli, dovremmo dare, non so, ai cittadini anche un bonus o qualcosa perché ce li consegnino il più possibile, come dire, non cannibalizzati, non tolto. Di solito dal frigorifero o dalla lavatrice ci manca il motore, perché c'è magari l'artigiano che serve e lo recupera. Ecco, noi dovremmo stare attenti a, come dire, far sì che il prodotto sia il più possibile integro, e per questo pensiamo anche a incentivi ai cittadini. È un passaggio molto importante. Il progetto mira a valorizzare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti nelle isole ecologiche, destinandoli alla preparazione a riutilizzo piuttosto che trattandoli con metodi convenzionali. Un percorso tracciato grazie ad un documento autorizzativo unico in Italia in possesso di AGP S.p.A. Adriatica Green Power. Noi nasciamo come impianto di trattamento rifiuti e alla metodologia convenzionale abbiamo ricevuto un'autorizzazione tra le prime in Italia a poter mettere mano per preparare al riutilizzo questi RAE, quindi dargli una nuova vita ed essere venduti con garanzia. Da 2 anni abbiamo iniziato questo esperimento e ad oggi siamo in grado di, a fronte di 2000 RAE, quindi 2000 elementi che ci entrano in impianto, di poterne rigenerarne circa il 25%. E quindi 500 pezzi che noi riusciamo a ricollocare nel mercato con 12 mesi di garanzia. Il vantaggio per il consumatore è all'incirca un terzo rispetto al valore commerciale dello stesso bene che si trova nel mercato. Quindi in parole povere, una lavatrice con delle caratteristiche che nel mercato si trova a 450 euro, da noi lo può acquistare a 150. Questo ovviamente è un vantaggio, un punto di favore a questo progetto, quindi il discorso prettamente economico, al quale si affianca il concetto ambientale e culturale. E l'apertura del nostro outlet come forma sperimentale ci permette di capire quali sono i sentori, le esigenze e gli avvertimenti del consumatore. La preparazione al riutilizzo è un obbligo di legge dell'Unione Europea, quindi perché le prossime generazioni avranno sempre meno disponibilità di materie prime e di beni. Allora oggi la legge ci dice: cari gestori dei rifiuti, cari imprenditori, cari cittadini, tutto quello che voi considerate oggi da buttare come bene, siete obbligati a vedere se è possibile ripristinare il funzionamento di questo bene. E quindi noi stiamo facendo questo esperimento tra i primi in Italia sugli elettrodomestici. E abbiamo visto tanto entusiasmo da parte non solo delle istituzioni o delle società come il Cosmari, ma proprio dal cittadino medio che viene ad acquistare elettrodomestico, consapevole che quell'elettrodomestico svolga le stesse funzioni di uno nuovo,
con, diciamo così, con l'unica differenza che era stato usato da un'altra persona che aveva, diciamo così, la volontà di dismetterlo, ma che invece lui è stato pronto ad accoglierlo come nuovo. Quindi chiunque fosse interessato cosa deve fare oggi in provincia di Macerata per contattare? Allora, in provincia di Macerata ci stiamo strutturando. Noi ad oggi abbiamo un outlet, diciamo così, fuori il casello di Ancona Nord, al quale si rivolgono anche persone di tutta la regione Marche. E il nostro outlet si trova in via San Giuseppe 12 a Camerata Picena, e per qualsiasi informazione basta scrivere una mail all'indirizzo info@secondlifeitalia.it e i nostri, diciamo così, i nostri operatori, i nostri funzionari preposti risponderanno in base alle richieste, anche le più, diciamo così, le più originali, le più ovvie, rispetto a quello che poi è il nostro prodotto di vendita. Anche solo per pezzi di cambio vi state organizzando? Esatto. Anche per eventuali riparazioni? Esattamente, abbiamo visto che tante persone ci chiedono quello che è il mio elettrodomestico che non va, voi siete in grado di ripararmelo? Ad oggi no, perché ci dobbiamo strutturare con la logistica, ma visto che è una delle domande più frequenti, sarà probabilmente il prossimo scalino da percorrere, da saltare, per far sì che sempre meno elettrodomestici vadano nella quota rifiuto. Quindi la signora Maria, che ha un elettrodomestico per il quale è stato preventivato 200 euro di manutenzione per una scheda bruciata, oggi con noi lo può riparare a 40, quindi senza che le viene a comprare uno nuovo, ci chiama, ci contatta e noi ci stiamo strutturando, perché ad oggi questo servizio non è ancora previsto, ci stiamo strutturando per poter dire: ok signora, io la scheda gliela porto a 40 euro con una manodopera di altre 25-30 euro, con 70 euro le riparo l'elettrodomestico. Però è una frontiera che prossima, ad oggi non è attuale, però ripeto, per qualsiasi altra cosa, informazione, noi siamo disponibili. Prevenzione, riuso e preparazione al riutilizzo rappresentano dunque delle priorità che tutti i protagonisti della filiera sono chiamati da subito a mettere in pratica. Tutto questo ha senso se da una parte chi produce, cioè chi fa un'attività organizzata, la produce con le migliori economie di scala possibili, quindi è ovvio che per fare queste cose, per dare un senso a un progetto come questo del riuso di apparati rimessi in pista per una seconda vita, bisogna farlo in modo organizzato, con un'organizzazione che sia industrialmente adeguata. Dall'altro bisogna sensibilizzare invece il consumatore, l'utente finale, che non deve più vedere questo come un rifiuto secco, cioè da potersene liberare il più presto possibile, addirittura cercare di accartocciarlo come un pezzo di carta quando si butta in un cestino. Per questi tipi di apparati, se vogliamo una seconda vita vera e magari poterla utilizzare anche noi, bisogna trattarli quantomeno anche in una fase terminale come quella di dire: vabbè, lo sostituisco, un elettrodomestico, trattarlo bene, cioè cercare di portarlo nei nostri centri di riuso nelle migliori condizioni possibili, ovviamente. La seconda vita delle cose fa bene a tutti, questa è un po' la sintesi di Second Life. Sì, è un'iniziativa che punta a ridurre i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, permette di dargli una nuova vita, quindi non solo smantellare i rifiuti, anzi fare in modo di come dire, rigenerarli per rimetterli nel mercato dell'usato, che è un mercato assolutamente interessante non solo per le fasce sociali più deboli. È una nuova opportunità lavorativa, perché aprono nuovi impianti che rigenerano, aprono nuovi siti dove questi elettrodomestici rigenerati vengono venduti, e quindi insomma è una di quelle cose che fa della regione Marche una regione straordinaria, perché insomma in questi ultimi anni abbiamo raccontato come Lega Ambiente i grandi passi in avanti fatti da questa regione sulla gestione dei rifiuti. La provincia di Macerata, grazie al Cosmari, è stata un'avanguardia che ha permesso di poter far fare anche al resto della regione Marche quei percorsi straordinari che sono stati fatti. È un'esperienza assolutamente importante a livello nazionale, e non è un caso che Lega Ambiente insieme ad AGP abbiano deciso di mettere in campo questo nuovo progetto proprio in provincia di Macerata, perché insomma le esperienze innovative mettono come dire, le radici in quei terreni fertili, e la provincia di Macerata sulla gestione dei rifiuti è da tempo un terreno fertile, quindi siamo molto felici di essere qui per iniziare questa nuova attività.